Gaetano Teri sereno ma deciso alla vigilia del match con la Vispesaro, squadra, precisa il tecnico biancazzurro, da battere sul campo. Non esiste alcun presunto divario tecnico, specie poi quando le partite con Ancona e Carrarese hanno dimostrato come il Pescara debba crescere nella concentrazione e nella capacità di chiudere il match quando si è in vantaggio. Ora noi non dobbiamo minimamente pensare che ci sia differenza fra, ma chi l'ha stabilito? Il campo lo stabilisce, noi lo dovremo dimostrare in campo, non mettendoci solo la parte importante che è quella tecnica. Le partite di calcio si giocano sotto tante componenti, quindi noi la parte agonistica, la parte consistente, la parte solida, oltre che lucida dal punto di vista offensivo, la dobbiamo sempre mettere in campo. Questa è una squadra pericolosa, solida, forte, organizzata, i cui contenuti tecnici in alcuni giocatori sono discreti, per la categoria, anzi in alcuni anche contenuti tecnici importanti. Pensiamo alla partita, è una partita che dobbiamo vincere. Io conosco un solo modo per vincere le gare: dimostrare di essere superiore all'avversario. Out Bocic, Chiarella e lo squalificato Nzita, per la cui sostituzione, questa volta Oteri si sbilancia e lo svela, sarà impiegato Rasi al suo debutto ufficiale. Ianes a disposizione, Mandra in panchina, migliorano le condizioni di De Marchi in ballottaggio con gli altri attaccanti per il ruolo di centravanti. Dursi a sinistra, a destra Clemenza in vantaggio su Galano, al quale Oteri riserva un altro pungolo col sorriso sulle labbra. Di Galano non dirò mai bene, ecco. Perché lui ha tante di quelle qualità che, se decide di metterle al servizio della squadra veramente al 100%, sempre, quotidianamente, noi lo accoglieremo sempre a braccia aperte. Nel frattempo, ne abbiamo già parlato, si è chiuso il mercato, è molto migliorato, è molto cresciuto. Sul fronte Vispesaro il tecnico Banchini sarà privo del suo elemento più pericoloso, l'argentino Martin Tonso, dopo la multifrattura al viso riportata con il Pontedera. Farà parte della spedizione all'Adriatico il centrocampista Coppola, che potrebbe partire dalla panchina dopo i 10 punti di sutura al capo rimediati sempre domenica scorsa. Al suo posto potrebbe toccare al giovane astrologo. Contrattempo delle ultime ore per la mezzala d'attacco Marcandella, autore di un gran gol col Pontedera, ma vittima di un affaticamento muscolare giovedì in allenamento. In caso di forfè, Rossi è candidato alla sua sostituzione. Rientra Gavazzi al centro del trio di difesa nel 3-5-2 che sarà varato da Banchini. L'ultimo precedente tra le due squadre all'Adriatico è targato dicembre 2002 con vittoria del Delfino 1-0 firmata da Cecchini. Pochi mesi prima, ad aprile, Blitz Vissino 2-3 con doppietta decisiva di Borneo e gol di Marta a vanificare i centri di Di Fabio e Palladini. Direzione di gara per Frascaro di Firenze, nessun precedente col Delfino, 1 con vittoria per la Vis. Auteri potrebbe eguagliare il record di Galeone di 3 vittorie consecutive ad inizio stagione, questa la reazione del tecnico siciliano. Onore al merito a questi nomi che appartengono alla storia, ma secondo me c'è troppa differenza fra allora e ora. Loro erano sulla luna, noi siamo sulla terra.